È molto importante che oggi la terapia con levotiroxina sia personalizzata sull'età del paziente, sulla massa magra o sul peso, perché questo consente di evitare tutta una serie di errori di sovra o sottodosaggio e di evitare tutta una serie di interferenze che sono farmacologiche, che sono interferenze da parte dell'alimentazione e che consentono allo stesso tempo di evitare quelle variazioni di terapia che spesso minano il rapporto e la fiducia tra il paziente ed il medico. Inoltre, utilizzare una terapia personalizzata consente di poter scoprire quelle malattie gastrointestinali occulte, oggi sempre più frequenti, che sono causa del malassorbimento della tiroxina. È il medico che deve avere l'attenzione, l'endocrinologo che deve avere l'attenzione sul suo paziente per capire che quella terapia non è adeguata, utilizzando un marker che è il TSH, l'ormone tireostimolante, che è in grado di dirci se la terapia è effettivamente al punto oppure no. Il malassorbimento della tiroxina è un problema che affligge circa tra il 12 e il 15% dei pazienti che assumono tiroxina. Può essere di origine, può originare da patologie gastriche o patologie intestinali. La più importante e rappresentativa delle patologie gastriche è l'infezione dell'Helicobacter pylori, mentre le più importanti fra quelle intestinali sono il morbo celiaco e anche nella sua forma atipica e l'intolleranza al lattosio. Il non riconoscere queste patologie, oltre al danno in sé di non aver riconosciuto una patologia gastrointestinale occulta, sta nel fatto che queste patologie sono talvolta reversibili. La reversibilità porta a un continuo up and down dei valori di riferimento, dei valori di TSH sui quali si riferisce il medico per la terapia, e quindi un continuo aggiustamento di terapia che mina il rapporto medico-paziente in termini di compliance e di credibilità. E quindi è bene che si faccia riferimento sempre all'individuality tailored dose, si individuino le cause di malassorbimento gastrointestinale e si evitino delle spese anche economiche per il Servizio Sanitario Nazionale che possono essere superflue.